Alea iacta est, ovvero il dado è stato lanciato. Salve ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sulla probabilità oggi cominceremo a parlare di eventi aleatori, certi probabili e impossibili. Quindi vedremo come si fa a definire se un evento è aleatorio, ovvero casuale. Spiegheremo la definizione da un punto di vista matematico del concetto di probabilità e poi vedremo come si può distinguere tra eventi appunto aleatori probabili, impossibili e certi. Parlando di eventi aleatori, ecco, di che cosa stiamo parlando? Alea, la radice di questa parola è una parola latina che significa appunto dadi da gioco o gioco dei dadi. E noi diremo in matematica che un evento è aleatorio o casuale se dipende, se la sua realizzazione dipende interamente dal caso, appunto da cui casuale. Attenzione a non confondere casuale con causale, perché in quel caso appunto significa che c'è qualcosa che lo causa. E a questo punto ci siamo già abbastanza intortati con le definizioni, però la cosa importante è casuale, non causale. Allora, quindi lo scopo di questa branca della matematica, e poi vedremo negli anni successivi, non solo della matematica, la probabilità ha un'importanza enorme, per esempio nella fisica, in particolare nella meccanica quantistica. Ecco, questa branca della matematica, dicevo, si occupa proprio di trovare, di calcolare la probabilità, la possibilità che avvengano o meno certi eventi aleatori. Chiaramente il punto di partenza è capire quali eventi sono davvero aleatori, cioè sono davvero governati solo dal caso e quali invece sono appunto deterministici, cioè ci sono delle cause ben definite che determinano un ben definito risultato. Per esempio, uno può dire i classici esempi che si fanno a questo punto di eventi casuali sono chiaramente quelli legati al gioco d'azzardo. Appunto, si chiama gioco d'azzardo perché il suo risultato è dovrebbe essere assolutamente casuale, come il gioco dei dadi, i giochi con le carte. Chiaramente questo ammettendo che non ci sia qualche trucco dietro, per esempio che i dadi non siano truccati. Per chi non lo sapesse, un dado può essere truccato se una delle sue facce è appesantita rispetto alle altre, allora il dado tenderà a cadere su quella faccia mostrando la faccia ad essa opposta. Ok? Parlando di eventi che non sono aleatori, non sono casuali, chiaramente è il risultato delle vostre verifiche di matematica. Quindi, se voi pensate, è un caso che ho preso 4 perché io ho tirato un dado, no, non è assolutamente un evento aleatorio. Esso dipende in maniera sostanziale da quanto vi siete preparati per la verifica. È chiaro che fin qui ho parlato di probabilità senza proprio dire che cos'è la probabilità. Noi per ora ci limiteremo a dire che la probabilità è la misura del realizzarsi di un evento casuale. Quindi, se un evento è aleatorio e casuale, la probabilità mi dice appunto quanto è possibile che questo evento si realizzi. E sono d'accordo se trovate questa definizione abbastanza insoddisfacente. In realtà, nella prossima lezione vedremo proprio come si calcola la probabilità matematica di un evento, e poi da lì chiaramente andremo a costruire anche come si calcola la probabilità di più eventi che possono avvenire o in contemporanea o uno dopo l'altro, magari con un vincolo di condizione tra uno e l'altro, ma questi sono discorsi successivi. Quindi tenete a mente, la prossima lezione andremo proprio a vedere una prima formula che ci permette di calcolare la probabilità di un certo evento casuale. Già adesso però è importante per voi capire che, dato una certa situazione, quindi dato un certo tipo di evento aleatorio, esso si può collocare in uno di tre grandi categorie.
ovvero eventi che sono probabili, eventi che sono certi, eventi che sono impossibili. E quindi il primo passo, prima di poi andare a calcolare l'effettiva probabilità di un certo evento, è capire in quale di queste tre categorie il tuo evento va a cadere. Noi definiremo come evento probabile un evento che può realizzarsi, ma non sempre. È possibile, ma non è certo, il che ci porta chiaramente alla seconda definizione, evento certo. Un evento certo è un evento che si realizzerà sempre, in ogni situazione di questa, insomma, chiaramente all'interno di questa, diciamo, degli eventi di cui stiamo parlando, che stiamo parlando di gioco di dadi, gioco delle carte e altre cose. Insomma, comunque vedremo l'esempio, nella prossima slide. Infine, un evento impossibile è un evento che non potrà mai verificarsi. Quindi, come vedete, è una definizione abbastanza netta, no? Eventi che si realizzeranno di sicuro, eventi che non si realizzeranno mai e eventi che si possono realizzare. Chiaramente, queste definizioni sono più chiare nel momento in cui andiamo a fare degli esempi. E torniamo al classico esempio che si trova in tutte le spiegazioni della probabilità matematica, ovvero il dado da gioco. Quindi consideriamo il tiro di un dado da gioco. E già sento qualcuno di voi gamers in ascolto che mi diranno che il dado da gioco non è necessariamente il dado a sei facce, e sono perfettamente d'accordo. In particolare, non ci dimentichiamo il mitico dado da 20 di Dungeons and Dragons. Però consideriamo per ora il classico banalissimo dado a sei facce, il dado di forma cubica, ok? Quindi consideriamo di tirare uno di questi dadi e supponiamo chiaramente che questo dado non sia truccato, quindi che ciascuna delle facce abbia la stessa probabilità di uscire. E ora vediamo come all'interno di questa situazione si possono distinguere eventi possibili o probabili, eventi certi o impossibili. Per esempio, ottenere un numero pari è un evento probabile. Perché? Perché se tiro un dado da 6, posso ottenere un 2, posso ottenere un 4, posso ottenere un 6. Ok? Questi sono numeri pari. Chiaramente non posso ottenere tutti i numeri pari perché chiaramente non posso ottenere nessun numero superiore a 6. Ottenere un numero compreso tra 1 e 6, estremi inclusi, chiaramente. È un evento certo, cioè comunque io tiri questo dado, a meno che il dado vada a finire un tombino, otterrò sempre un numero che è compreso tra 1 e 6. Quindi se io dico, voglio sapere la probabilità di ottenere un numero compreso tra 1 e 6, è chiaro che questo è un evento certo e poi la prossima volta vedremo cosa significa dal punto di vista numerico. Ma se io dico voglio ottenere un numero superiore a 7, di nuovo stiamo parlando del dado a 6 facce, non del mitico dado da 20 di Dungeons and Dragons, e questo è un evento impossibile perché il numero più alto che posso ottenere su un dado classico da gioco è 6. Quindi questo è un esempio molto semplice, poi chiaramente vedremo anche in altre situazioni che esulano dal gioco d'azzardo. Nella prossima lezione vedremo come si calcola la probabilità di eventi aleatori, ma per oggi è tutto. Arrivederci da Mr. Boscherini e dal dado da 20.